Da città industriale, Torino sta diventando sempre più città turistica. Nella riprova il numero dei locali storici in Italia, di cui fa parte ad esempio qua in pieno centro a Torino il Caffè Platti. Siamo in Corso Vittorio Emanuele, angolo Corso Lomberto, un locale storico da quasi 150 anni che sta assumendo una nuova veste e cerca di riposizionarsi in modo da rilanciare ed offrire sempre più al pubblico e alla clientela nuove possibilità. Siamo nella confetteria di Platti, uno dei locali storici torinesi da quasi 150 anni, un punto di riferimento non soltanto per quanto riguarda il bar e la pasticceria, ma anche per altre attività. Andrea Sabbia, il neo direttore di Platti, voi avete intenzione di rivoluzionare completamente un po' quello che era il locale e qualcosa avete già iniziato a fare. Sì, stiamo cercando di rinnovare l'offerta classica del Platti, che oltre a essere pasticceria, caffetteria, locale storico con i suoi prodotti tipici legati al territorio, stiamo implementando tutta una serie di attività legate alla ristorazione, quale il Platti Bistrò, per esempio, che abbiamo introdotto a partire da settembre dell'anno scorso e continuiamo a sviluppare, che è un'offerta legata alla ristorazione veloce servita nella nostra sala degli specchi del caffè storico, oltre a mantenere vivo il Platti Buffet, che è la classica offerta buffet che abbiamo nel nostro ristorante al primo piano. Parallelamente stiamo anche sviluppando diverse iniziative legate alla diffusione della buona cucina italiana, come l'iniziativa di Atelier del Gusto che abbiamo fatto partire a gennaio di quest'anno. Avete iniziato già con una prima regione, adesso c'è la seconda, la Lucania, poi avete intenzione di andare avanti. La prima intanto qual è stata? Allora, il primo appuntamento che abbiamo avuto è stato con la Campania, dove abbiamo avuto ospiti Luigi Lionetti, che è un giovane ragazzo chef emergente della Campania che lavora su Capri, e abbiamo in questi giorni, proprio oggi, l'ultimo appuntamento con la Lucania, con Matteo Malacarne, che è lo chef del ristorante Don Matteo di Matera, e continueremo sul mese di marzo con un giovane chef laziale per il nostro terzo appuntamento. Matteo Malacarne, giovane chef del ristorante Don Matteo di Matera, in trasferta qua a Torino da Platti, sta preparando un piatto particolare che non avevo ancora visto. Che cosa sono? Sì, stiamo preparando un piatto particolare. Queste sono delle piccole cipolline selvatiche, sono particolari della nostra terra, della Basilicata, chiamati lampacioni, che noi adesso serviremo accompagnati al nostro tortino di pancotto con le rape che Susanna sta ultimando, un piatto della tradizione lucana usato molto tempo fa dai nostri nonni, dei piatti poveri in sintesi come la nostra cucina lucana, però di gran gusto e di gran spicco. Quegli altri piatti che ha intenzione di proporre questa sera? Sì, poi seguiremo con un piccolo carciofo ripieno con un pesto di pistacchi della nostra tenuta a San Mauro Forte, abbiamo circa 2000 piante di pistacchi, e un piccolo cannolo al pecorino riavvolto di moliterno con un battuto di peperoni all'interno. Poi, a seguire? A seguire seguiremo con due primi, i tricid, che è un tipo di pasta del paese di mia nonna, moliterno, li faremo con dell'olio e dei peperoni cruschi di senise, un battuto di peperoni cruschi di senise molto sottile che noi chiamiamo la zaffaran, proprio in dialetto, ecco, del nostro paese. E a seguire delle piccole orecchiettine con funghi cardoncelli e salsiccia di pezzente perché veniva fatta dalle parti meno nobili del maiale, guanciale, lo stinco, la parte dove ovviamente si uccideva il maiale, però di gran gusto lo stesso. Come secondi? Come secondo abbiamo scelto un filetto di ricciola molto delicato, riavvolto con delle erbette spontanee e una piccola purea al rosmarino, e come dolce invece chiudiamo con uno spumone di Matera, una preparazione della nostra terra.